Nuove Percorse della Memoria è un progetto che nasce nel 2021 come collaborazione tra il Centro Galmozzi di Crema, Istituto Superiore Sraffa di Crema, ANFAS di Crema e con la collaborazione della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona. Si pone come obiettivo l'introduzione dei ragazzi al patrimonio storico del cremasco utilizzando come base l'enorme archivio fotografico digitale e analogico presente al Centro Galmozzi. La prima fase, allora, siamo andati direttamente allo Sraffa in alcune classi, abbiamo spiegato qual era l'intento del nostro progetto in generale, abbiamo, diciamo, toccato con mano l'interesse dei ragazzi, cioè noi dovevamo conoscere loro e loro dovevano conoscere noi. Abbiamo fotografie dappertutto, dentro gli armadi, sotto gli armadi. Il lavoro che abbiamo fatto noi è innanzitutto mettere ordine, cioè cercare di capire che cosa c'è in queste fotografie. In mezzo che cosa c'è? C'è tutta la ricostruzione, è una ricerca, è un giocare ai detective letteralmente. L'archivio è una cosa simile a una biblioteca, però invece di avere i libri conserva una volta i documenti, anche oggi. Documenti cartacei, noi abbiamo 60 metri lineari di scaffali con documenti cartacei. È un archivio degli audiovisivi con 1500 ore di girato e le fonti archivistiche, che sono fonti storiche, sono dei beni culturali. Lo presentavano come un qualcosa di innovativo, qualcosa che ci avrebbe fatto scoprire qualcosa di nuovo, ed effettivamente è stato così, perché voglio sapere che cosa c'era prima. Poi, non essendo anche, magari, anche se sono nata qua, io la vedo in un modo, però le persone anziane che ti raccontano dei loro aneddoti, però tu ti senti un po' spaesato perché non sai di cosa stanno parlando, quindi vorresti anche un po' immedesimarti. Principalmente ho scelto di iniziare con questo progetto perché mi servivano per le ore di PCTO, però con il corso del tempo mi è iniziato a piacere l'archiviazione e okay, mi ha colpito vedere come sono cambiati alcuni posti della città di Crema oppure dei dintorni del mio paesino. Direi. Allora, l'obiettivo del PCTO, della vostra alternanza lavoro, non è questo, cioè non è mettervi a compilare schede, è farvi realizzare dei percorsi e imparare a interagire con i nostri archivi in modo poi da rivolgervi a quegli studenti fragili, quei ragazzi con autismo di cui vi ha parlato Barbara quando siamo venuti a fare le presentazioni. Riorganizzare i vecchi archivi fotografici, che erano appunto i materiali che avete visto voi prima, in una forma un po' più spendibile per la contemporaneità, vuol dire che voi di una fotografia dovete fare una lettura con dei meccanismi. La scheda su cui si cataloga chiede, vi fa delle domande, vi allena a trovare i dettagli. E archiviare non è semplice, bisogna comunque avere un programma, un'organizzazione mentale, delle idee ben chiare. E incominciavamo a prendere le foto, a misurarle e a prendere tutti i dettagli, che ci aiutavamo molto a vicenda. Se non sapevamo una cosa, le mie compagne mi aiutavano e viceversa. Se non capivamo qualcosa, erano sempre lì a chiederci: avete bisogno di qualcosa? Vi serve qualcosa? Se non avete capito qualcosa, scrivetemi. Ci hanno supportato, ci hanno insegnato tanto, ci hanno insegnato un mestiere nuovo, ci hanno insegnato tanti pezzi della storia della città nella quale veniamo tutti i giorni. È una professione che richiede tanta pazienza, è stato bello quanto faticoso. Archiviare vuol dire ricordare. Un archivio non è soltanto un insieme di foto, di documenti, di video che servono prettamente a scopo didattico, scolastico. Un archivio ci permette innanzitutto di avere una finestra sul nostro passato, ci permette di rispondere a una serie di domande, come ci vestivamo, cosa facevamo, cosa ci piaceva, chi eravamo. Ecco, in determinate foto, diciamo così, datate, foto storiche, la curiosità di trovare certi personaggi che magari non si aspettavano, ecco. E questo praticamente riguardava anche un pezzetto della nostra storia cremasca che era sconosciuta a loro ma anche a noi. Certi modi di fare o di abbigliarsi o certi ornamenti.
crema, cioè del passato, era diciamo completamente diversa da come è adesso. Anche le persone che c'erano all'interno delle foto, cioè era tutto più bello. Poi a poco, capendo che anche io ero in gioco con loro nella ricerca, ecco, delle fonti di queste fotografie, ecco, a poco il clima si è sciolto, ci si è amalgamati anche come gruppo, c'è quello che affronta il lavoro più speditamente, con più entusiasmo, chi con meno entusiasmo, chi sembra più interessato, chi sembra meno interessato, ma questo è normale, ecco. L'importante, ecco, che comunque si è lavorato con buona sintonia. Il 1995, la misura qua, quindi 13x10, 10x13, stato che di conservazione. È? Direi discreto, direi. Devi mettere 1960 circa, cioè CA. Sì, aspetta, prima 18,5, aspetta. Dietro non c'è scritto niente. Sala con tavolo e sedie. Non si sa neanche dov'è. Io avevo un video di un medico che gli hanno fatto la domanda come è andato l'ospedale nella fase Covid e hanno spiegato un po' che è stato difficile, ma che comunque ce l'hanno fatta, è stata anche una vittoria comunque sia, perché magari poi un futuro servirà, come per esempio la capsula del tempo. Non so, qualcuno mette un ricordino, poi dopo 10-20 anni si ricordano e la tirano fuori e vedono magari testimonianze che in futuro saranno importanti. E qua di un secondo, vai su, vedo che c'è la freccettina che torna indietro, ok? E qua, ti ricordi come si incolla prima? Devi mettere il nome della segnatura. Perché le foto comunque erano abbastanza facili, no? Cioè, descrivi la foto, mettevi, davi un nome, chi c'era nella foto, e invece nel video era un po' più complesso perché dovevi guardare tutto il video, poi dovevi prendere... Quando c'era il protagonista del video dovevi fare una schermata. Abbiamo dovuto dare un nome a questi video. Secondo passaggio è la segnatura, si chiama, una specie di titolo, di nome che io do al file, che segue dei codici che sono nazionali, la data in cui è stato girato il video, chi ha fatto le riprese, ovviamente se queste cose le conoscevamo. Quando abbiamo ricontrollato bene tutto, facendo valida, questo tasto fantastico, questi video venivano inseriti nell'archivio del nostro sito, del Centro Galmozzi. I primi video erano, oh mamma, come si fa? Poi in realtà hanno preso la mano e sono diventati molto più veloci. Il computer con cui magari litighi anche perché il computer non era nostro, hai paura anche di fare qualcosa che non dovresti fare, quindi... Allora, devo dire che inizialmente è stato molto strano. Questa è stata la mia prima esperienza di insegnamento, tra virgolette. Nonostante questo, però, durante gli incontri si è veramente creato un buonissimo rapporto tra noi operatori, i ragazzi delle superiori, i ragazzi dell'ANFAS, e verso le ultime fasi del progetto mi dispiaceva quasi dover concludere il tutto. Io mi chiamo Filippo Ragazzi e abito a Crema via Torre 12. Lorenzo Guidetti, 25 anni, universitario del Dipartimento di Musicologia e dei Beni Culturali a Cremona. Sono Giorgio, ho 23 anni, quindi ho compiuto il 6 dicembre. Prima facevo la casearia, ma adesso l'ho finita. E ora sono qua con voi. È iniziata la seconda fase e qui c'è stato veramente una sorpresa, nel senso che la seconda fase è stata l'incontro tra i ragazzi della scuola, dello SRAFFA, con gli utenti dell'ANFAS, dei ragazzi con diverse abilità. L'autismo tecnicamente è un disturbo del neurosviluppo, è un modo di approcciare le cose particolare, perché le stereotipie servono per scaricare l'energia e la tensione. E se notate che una persona autistica con cui lavorate aumenta le stereotipie, vuol dire che probabilmente in quel momento è un po' più agitata. La cosa migliore di tutte non è dirgli non lo fare, ma è fermarsi un attimo, prendersi magari un attimo di relax,
come dire, tendono all'aspetto razionale, quindi gli piacciono le cose simmetriche, gli piacciono le cose dette in chiaro, gli piacciono le cose che hanno una loro conseguenzialità, cioè è considerato un po' più un modo di essere. Perché? Perché dà una visione del mondo. E hanno lavorato veramente insieme, non è stato facile neanche qui, perché all'inizio si sono dovuti conoscere, capire come comportarsi uno con l'altro, si sono subito misurati, conosciuti e hanno lavorato da subito benissimo. Per esempio, anche solo un abbraccio momentaneo, io che magari sono una che non vuole farsi toccare, già là, quindi mi sono dovuta adattare. Ho imparato a conoscerli e anche ad aprirmi di più, perché se no non riuscivo a collaborare con loro. Ho fatto più amicizia, nonostante alcuni ragazzi mi dicessero anche in faccia: non riesco neanche a inquadrarti, non riesco a starti dietro, perché magari ero troppo movimentata o ero troppo per loro, non lo so. Però quando mi sono seduta vicino a un ragazzo, per esempio, ha iniziato a farmi molte domande, quindi era molto aperto e ho iniziato ad aprirmi anch'io, e quindi è stato più semplice grazie al suo aiuto. Prima d'ora non avevo mai lavorato con ragazzi del genere, era la prima volta. E diciamo che avevo ansia, sì, perché non sapevo se sarei andata d'accordo con loro. Comunque, cioè, facendo il sociale devi più comunicare, no? Dal vivo. Invece c'è archiviare e tutto sul computer, informatica. Quindi sono due cose completamente diverse. Però diciamo che alla fine, cioè, si sono unite abbastanza bene, no? Perché grazie appunto all'archivio potevamo comunicare con i ragazzi dell'ANFAS, perché a loro piaceva fare quello. Mi ricordo all'ANFAS eravamo in cerchio riuniti al tavolo e dovevamo progettare, diciamo, le domande da fare. Un ragazzo ha abbracciato una mia compagna e le ha dato un bacino sulla guancia. Mi ha fatto ridere, però mi ha fatto anche riflettere, è stato toccante, diciamo. Però non abbiamo avuto nessun tipo di problema, anzi eravamo, diciamo, in sintonia tutti quanti. Che ogni persona in una foto vede qualcosa di diverso. La differenza si è vista ancora di più nella descrizione dei ragazzi dell'ANFAS, perché ovviamente loro hanno un modo di guardare il mondo e le cose completamente diverso dal nostro. È Torrazzo Vecchio, esatto. Okay. Scriviamolo, che è vecchio. Dice che sono certo Torrazzo, ok. Accanto l'orologio cos'è che vediamo? Ah, due statue, ecco, accanto l'orologio. Scriviamolo. Porta Umbriano. Scrivilo. Le donne. Non ci sono? Sì che ci sono. Dove? Scherzo. Allora toglilo. E la strada com'era? È strada liscia? Con le pietre? È già asfaltata o comunque le vecchie che c'era tutto gettolato da terra? Io vedo. No, qui vedo la strada asfaltata. Esatto. No, quello non deve essere un carro, deve essere un edicolo. È cambiata la disposizione del legno della porta. Ok, sì. Due portoni. Sotto un arco a tutto sesto. Allora, questo ragazzo Lorenzo, a parte che conosceva tutto e si era appena laureato in beni culturali, quindi abbiamo visto una foto di guerra, della prima guerra mondiale mi sembra, e lui ha riconosciuto fosse della prima guerra mondiale proprio per le armi che avevano in mano questi soldati, che era una cartolina, era un disegno in realtà. Lui mi chiedeva di ingrandire di modo da guardare meglio, ad esempio all'interno di un orologio c'era un disegno particolare, mi chiedeva di ingrandire di modo da vedere che disegno ci fosse dentro, e poi magari me lo spiegava anche. Che una delle foto che avevamo selezionato era uno dei temi della sua tesi. Si è dimostrato molto appassionato all'archiviazione, cosa che per me potrebbe fare dal punto di vista professionale benissimo in futuro, e spero che possa dare anche un contributo qua al centro. Allora, un tempo era un refettorio, la sala dove si mangiava, dove veniva affrescato, e adesso la sala
dello spettacolo dove c'è il palcoscenico. E a me ha colpito questo, la descrizione di Filippo su questa foto che rappresentava delle mondine. Ovviamente gli altri non so, hanno descritto il fatto che la foto era in bianco e nero, che il modo di vestire era diverso, eccetera, eccetera. Lui no, lui ha prima di tutto guardato le ragazze, quindi le gambe subito, chi le aveva più belle, chi le aveva meno belle, e poi ha descritto la foto come se fosse a colori. Cioè lui diceva, la prima da destra ha un vestito color banana, la seconda ha un cappello color mora. E questa descrizione è la più bella del mondo, cioè non so come dire. Presentare, dimostrare ai ragazzi alcune foto storiche del territorio cremasco, di alcuni dei luoghi più importanti come Piazza Duomo, il Teatro San Domenico e altri, e successivamente poi con i ragazzi ci siamo presentati proprio in questi luoghi e abbiamo scattato delle fotografie cercando di mantenere la stessa prospettiva nelle foto che erano state mostrate precedentemente, per mostrare proprio loro le differenze tra quello che si poteva vedere ieri e quello che invece è possibile vedere oggi. Questa struttura era dietro, cioè era a questa altezza, ok? Qui, sì, che tra l'altro questa era la chiesa di San Rocco, come ti dicevi, no? Sì, li vedi? Ecco, adesso dovrebbe uscire la tua foto. Perfetto! C'è la vernice su. Esatto. Sì, sì, da chi infissi di legno. Sì. Non c'erano neanche quei rilievi lì. C'erano tutti i fiori intorno una volta con la statua lì. Davvero? C'erano tutti pieni di fiori. Toccava andare anche a vedere la foto perché dici, ma questa cosa qua io non l'ho vista. Siamo certi che effettivamente ci sia questa differenza? E quindi andavi là, tornavi indietro, aprivi le due foto e guardavi le foto ed effettivamente quel dettaglio di differenza c'era. Siamo resi conto però, noi operatori, che forse l'obiettivo principale non era tanto quello di introdurre i ragazzi e spiegare loro semplicemente come si dovessero caricare delle foto, dei video all'interno di un archivio, ma l'obiettivo principale era quello di fare memoria, motivo per il quale abbiamo deciso di ripensare, sistemare parte del progetto per cercare di potenziare quelle che erano principalmente le loro competenze. Poi la fase finale, su la loro richiesta, provare a intervistare delle persone sulla città di Crema, quindi diciamo chiedergli il loro parere su com'era Crema prima, com'è Crema oggi, cosa è cambiato, cosa funziona a Crema e cosa si potrebbe migliorare, gestita proprio dai ragazzi dello SRAFFA, cioè loro hanno intervistato altre persone, anche dei ragazzi dell'ANFAS, è stata una prova per loro perché non tutti erano abituati a mettersi davanti a una macchina fotografica. Anche domande anche molto specifiche, se non volete. Non sono nel cassetto. Anche esatto. A seconda di una persona che ha vissuto tanti anni, come sono cambiate le scuole, se queste tradizioni sono poco praticate. Cioè non devono parlare di Covid, ma come è cambiata la loro vita. È stata un'idea un po' simpatica che ha avuto una nostra compagna, che effettivamente abbiamo realizzato, riproporre delle interviste alle persone nel presente credo sia interessante, appunto sapere i punti di vista differenti delle persone, quindi abbiamo chiesto che cosa le sarebbe piaciuto fare e invece cosa fanno al giorno d'oggi. Magari un po' di tutte le fasce di età, quindi magari bambini, ragazzi e anche adulti e anziani, in modo che potessimo avere una visuale completa. Stavamo guardando la memoria di qualcun altro che aveva fatto in quel momento una fotografia. Noi invece stiamo lasciando una memoria che guarderà qualcuno in futuro, e magari anche noi stessi. Più spazi verdi, più luoghi di aggregazione per i ragazzi e per i giovani,
ci starebbero bene, anche se chiaramente non è che manco. Con gli stimoli che anche per noi che siamo grandi sono veramente importanti e molto arricchenti. Qualora il computer non c'era, andavamo in biblioteca là e io studiavo, mi sedevo nei portici. Allora, mia mamma dice che il sogno che avevo nel cassetto quando ero bambino era quello di non smettere di sognare. Conosci la città di Crema? Sì, ma non tantissimo. Cosa ti piace del Lorrese? L'oratorio, lo frequento tanto, e la cinateria. Davanti alla telecamera si è sempre un po' più, insomma, un po' timidi, un po' più riservati, composti, mentre invece stare dietro sembra di avere il controllo di tutto. L'obiettivo nostro era proprio di legare queste interviste sempre al tema della memoria. Infatti, se da una parte, grazie all'archivio, potevamo rispondere a molte domande, allo stesso modo anche l'esperienza diretta delle persone che avevano vissuto Crema durante la loro vita era una importantissima testimonianza di come Crema è cambiata nel corso degli anni. Quindi rendere fruibile l'archivio, ma anche vedere come gli altri vedono questo archivio. E mettere insieme tutti questi punti di vista è la ricchezza del mondo, è quello che ci può veramente arricchire. Ed è l'obiettivo, probabilmente, che abbiamo capito a lavoro in corso, che voleva avere il Centro Galmozzi.